Siena, in questa provincia. Ieri, purtroppo per noi tutti, c'è stata un'altra vittima dell'amianto e quindi vogliamo iniziare, prima di dare la parola a Teresa Rotella del Movimento Roterna, proprio da questo ricordo. Buongiorno a tutti, come diceva Loredana, sono Carmine Desio, scusate un po' l'emozione perché sono il rappresentante del Comitato dei Lavoratori ex esposti amianto dell'Isoclinica. L'Isoclinica, per chi voglio cogliere l'occasione per farla conoscere in questa assemblea, a coloro i quali ancora non la conoscono. L'Isoclinica è un'azienda che è nata ad Avellino subito dopo il terremoto. Eravamo circa 330 operai, scoibentavamo amianto dalle carrozze ferroviarie. Oggi purtroppo, a distanza di 30 anni, ci troviamo a fare i conti con la fibra Killer, l'amianto appunto. Stando agli studi che, di autorevoli professori scienziati che ci avevano spiegato che tra il 2015 e il 2025 sarebbe arrivato, purtroppo per noi, sarebbe incominciata la mattanza. E infatti, siamo ai primi giorni del 2015, 18 sono già le vittime, le ultime 3, tra la settimana tra Natale e Capodanno, l'ultima venerdì, un mio carissimo compagno, amico di infanzia, che io stesso avevo portato a lavorare là, dunque la rabbia è ancora maggiore. Dunque, la diagnosi è stata purtroppo quella che spetta a un lavoratore, a uno che ha lavorato amianto, mesotelioma poliedrico. È un tumore che viene solo ed esclusivamente a chi è stato esposto a questa fibra. Dunque, ancora una volta le persone pagano con la vita l'essere stati posti di fronte a una scelta tra la salute e il lavoro. Dunque noi tutti siamo coscienti del futuro che ci aspetta, siamo coscienti delle nostre aspettative di vita. Ciò nonostante, sia come Comitato Lavoratori Esposti all'Amianto, sia come PRC, siamo determinati a continuare la lotta affinché coloro i quali paghino, a coloro i quali hanno le responsabilità, paghino per questa mattanza, per questa carneficina che purtroppo ci sarà, dovrà avvenire. Lo dobbiamo alle nostre famiglie, ma lo dobbiamo soprattutto a coloro i quali, a causa di questi killer, perché il killer non è stato solo l'amianto, è stato chi nel nome del profitto, dell'omertà, ha approfittato di queste situazioni, paghino. E per questo motivo voglio a tutti voi chiedere un minuto di silenzio per le vittime dell'amianto. Grazie.